Nico Caligiuri del Cotronei Caccuri. Mister, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. La preoccupa questa situazione in classifica? Siete tutti lì, tutti abbracciati, no, in un punto? No, preoccupa, no. Sinceramente è una posizione che ormai abbiamo e che quindi dobbiamo cercare di venirne a capo, ma preoccupato no. Preoccupato no, perché come dice lei siamo un po' di squadre nel giro di pochi punti, quindi dobbiamo mantenere la testa a posto, i nervi saldi e giocarcela fino alla fine, chiaramente. Sì. 1-1 con il Soriano, oggi passate voi in vantaggio, poi con Cordua, se non vado errato, e Mercatante poi pareggia i conti. Non si è sfruttato al meglio questo turno casalingo? No, beh, è stata una partita da analizzare per bene, un tempo per uno, in linea di massimo. Penso che abbiamo fatto un grossissimo primo tempo, abbiamo avuto parecchie occasioni per poter fare anche il secondo e il terzo gol, non ci siamo riusciti. Poi il secondo tempo è venuto fuori il Soriano, ci ha messo anche in difficoltà e forse meritava anche essere di andare in vantaggio. Quindi il punto penso sia giusto, con rammarico da ambo le parti. Noi per il primo tempo, ripeto, che potevamo chiudere la partita, non ci siamo riusciti. Il Soriano secondo tempo ci ha messo in difficoltà, ha giocato, ha recuperato e poteva anche far gol. A differenza nostra che ci siamo un po' spenti il secondo tempo. Ecco. Sì. Sì, questo un po' vi obbliga a cercare di fare il risultato anche fuori, chiaramente. Ora per esempio la prossima è casa dello Scalea, un po' proibitiva, no? Come trasferta. Ma proibitiva, noi stiamo ricominciando a giocare in un certo modo, chiaramente non abbiamo ancora la capacità di gestire determinate situazioni o il risultato, quindi io sono sicuro che anche lì andremo a fare la nostra partita, ripeto, noi, questo è il nostro cammino, il nostro, la nostra strada. Una partita difficile come tutte quelle che saranno da qua fino alla fine, e mi auguro che riusciamo a raccogliere magari qualche risultato, come ha detto lei, fuori casa, che ci dia un pochino più di serenità, anche se ci sarà da lottare secondo me fino alla fine. La sua tabella che dice? Lei... La tabella non ce l'ho più, la tabella, l'ha persa. stiamo facendo un discorso partita per partita e mi auguro che i ragazzi, ripeto, capiscano che abbiamo la capacità di andare a fare risultato anche fuori casa e quindi continuare su questa strada. Poi il campo è quello che decide, voi lo sapete come ragiono io, è inutile rammaricarci per le situazioni, ognuno, il campo poi ti dà quello che merita alla fine. Senza dubbio. Va bene mister, grazie per l'intervento, la saluto, grazie a voi, buona grazie serata. A voi. Andiamo